Manovra aeree invernali. Sul campo, sotto lo stillicidio della nevicata, gli uomini debbono anzitutto provvedere a scongelare i bimotori da bombardamento già da 2 settimane all'aperto. Della 20ª squadriglia da bombardamento prendono quota. Dalla cabina di comando gli ordini di alzarsi in volo vengono diramati ad un altro aeroporto. Anche qui si mettono subito in opera i vari accorgimenti studiati per garantire sia gli apparecchi che gli equipaggi dalla bassissima temperatura. Queste manovre sono state infatti organizzate non a scopo offensivo, ma con l'aiuto dell'efficienza dell'arma in condizioni atmosferiche avverse.